è veramente qualcosa di surreale. Liana, sì, scusa un attimo se ti interrompo, perché andiamo subito in diretta con altre immagini, come facevo vedere poco fa, le immagini che arrivano dalla Grecia, perché in questo momento tensione in piazza, come si vedete anche dalle immagini, la polizia che lancia lacrimogeni contro i manifestanti. Ricordiamo, i greci sono tornati davanti al Parlamento perché oggi è una giornata importante per il paese. Il Parlamento infatti si appresta ad approvare un piano di tagli di austerità, ricordiamo, un piano richiesto fortemente dall'Unione Europea, un piano che dovrebbe, una volta approvato, permettere al paese di ottenere un prestito di 145 miliardi. Queste sono dunque le immagini che arrivano proprio in diretta da Atene, lo vedete anche nel nostro flash. Da Feruglie in questo momento davanti al palazzo, la folla, ricordiamo, è composta soprattutto da tantissimi giovani. Secondo alcune agenzie questa volta non ci sono solo militanti politici, non ci sono soltanto sindacati, ma ci sono soprattutto famiglie, lavoratori, giovani, persone di ogni età che comunque continuano a contestare, a protestare contro questo ennesimo piano di austerità che il governo si appresta ad approvare. La folla, come vedete anche nelle immagini, si trova proprio di fronte ad una lunga fila di poliziotti. Non c'è un miracolo, ma c'è un trionfo per la sinistra greca. Grazie. Eccoci qua, buonasera, siamo in onda allora, perché un telegiornale è sempre fatto di notizie che qualcuno tende a definire importanti, importantissimi, giorno dopo giorno. Non vogliamo fare gli imbonitori, ma stasera che dire del fatto che in Grecia tutto è andato storto, i partiti non hanno trovato un'intesa e si torna al voto. Cosa vogliamo dire del fatto che per effetto di tutto questo le borse hanno cominciato ad andare indietro? Milano ha chiuso con un meno 2,5% e lo spread in questo momento veleggia. Lo spread tra i buoni, i certificati decennali italiani e quelli tedeschi veleggia a 450. Purtroppo il rischio di crack europeo in queste ore si discute di tanto. Pensate che sta arrivando, solo adesso è arrivato a Berlino Hollande, il nuovo presidente francese, che si è insediato stamattina e già da molte ore doveva essere nella capitale tedesca, se non che il suo aereo è stato colpito da un fulmine, è dovuto tornare indietro. Fulmini, Grecia, qualcuno ricorderà il mito, qualcuno ricorderà ciò che si studiava a scuola sull'ira degli dei, e sicuramente la cosa verrà utilizzata in chissà quanti commenti. Quel che è certo è che la Grecia è in bilico e tutta l'Eurozona è in sofferenza, e il presidente segretario generale del Fondo Monetario Internazionale, la francese Lagarde, ha detto che c'è l'opzione dell'uscita dall'euro della Grecia, quindi Atene tornerebbe alla dracma in uno scenario fosco, evidentemente anche per i contraccolpi per tutto il resto dell'Unione Europea. Infimo davvero dello stadio nazionale di Varsavia, sta gioendo, mancano 30 secondi alla conquista dell'impresa, la palla a spiovere nell'area di rigore della Russia, Arshavin che va al tiro, sbaglia completamente, intanto si accende un fumogeno nella curva occupata dai tifosi della Russia, che a questo punto capiscono che sta avvenendo l'imponderabile. La piccola Grecia a 10 secondi dalla fine, l'ultimo minuto dei 4 concessi dall'arbitro Eriksson, sta eliminando la grande
Russia. I giocatori della Grecia invitano il portiere a rallentare e in questo momento l'arbitro decreta la fine della partita. La Grecia, sorpresa, si qualifica ed elimina la Russia super favorita. La Grecia batte la Russia per 1-0. Il gol al 47esimo del primo tempo di Karagounis. Non vi dico l'entusiasmo che sto guardando davanti alla postazione della tribuna stampa. I greci giocatori sono tutti in campo insieme al proprio CT Santos, impazzita, letteralmente impazzita la pattuglia dei tifosi greci, e invece tutti in silenzio, impietriti, tre quarti dello stadio sono i tifosi russi arrivati da Mosca e dintorni, che non credono ai loro occhi. La Russia è stata eliminata, la Grecia va avanti, è la prima volta che la Grecia batte la Russia agli europei, una Grecia che aveva sempre battuto la Russia nelle qualificazioni mondiali ma mai aveva vinto agli europei, e lo fa stasera nella maniera più democrazia, che non era socialdemocrazia, io la chiamo metà socialisti, insomma, erano D'Alema, Blair, Simitis, Schröder. L'unico socialdemocratico era la Fontaine. Io ce l'ho ancora la sua dichiarazione quando se n'è andato dal ministro dell'economia e dalla presidenza delle spese, ha detto che questa del socialdemocrazia non può fare nemmeno la più indolore riforma. Allora che cazzo sto facendo qua? Me ne vado. Non c'è socialdemocrazia. Questa non è socialdemocrazia. La fine della storia, la fine della lotta di classe, chi l'ha dichiarato? Blair, D'Alema, Schröder e Simitis. E questa è la verità. Non so se sono molto... Benissimo. Still.